Raga, ma quanto cazzo sta diventando dura sta quarantena? Cioè, pensavo fosse molto più tranquilla, invece no, mi sto rompendo i coglioni anch'io. Quindi aiutiamoci a vicenda. Io vi porto contenuti e voi passate 5 minuti tranquilli. Oggi, visto che siamo tutti in quarantena, voglio parlarvi dell'unico gioco online che ci obbliga a uscire fuori di casa. Sì, ragazzi. Sto parlando di Pokémon Go. Nel corso degli anni su questo gioco se ne sono sentite veramente tante e molte di queste riguardavano incidenti. Ultimamente poi un ragazzo si era fatto arrestare perché aveva disubbidito alla quarantena per andare a catturare dei Pokémon. E se mi è concesso dirlo, quasi che lo capisco perché davanti a casa mia non spawnano un Pokémon neanche a pagar loro e ho finito anche i pacchi regalo da dare, visto che non ho un Pokéstop davanti a casa. Ok, abito davanti a uno stadio, ci dovrebbe essere un Pokéstop, però di questo parleremo dopo. Oggi vi voglio dimostrare che con questo gioco è possibile incrementare il turismo. Adesso voi potrete dirmi, ma che cazzo c'entra Pokémon Go con la promozione territoriale? Ok, datemi un secondo che ve lo spiego. Il gioco a livello 40 permette la creazione di Pokéstop o palestre, che possono avere o valenza storico-artistica, come ad esempio rovine romane, statue o madonnine, o altrimenti funzionale, come ad esempio le poste o uno stadio. Ovviamente quando vengono creati questi punti bisogna mettere nome, descrizione, foto e localizzazione, in modo tale che possa essere identificato e nel nostro caso permetta la promozione territoriale. Allora, io metto avanti le mani. In ambito teorico è funzionale, perché i giocatori residenti vengono a conoscenza della storia della propria città, mentre chi viene da fuori conosce nuovi luoghi divertendosi. Il problema che ho riscontrato giocandoci è che le descrizioni, non tutte, ma la maggior parte, sono fatte da cani. Perché va bene che mi ci metti il nome, va bene che mi ci metti la foto, ma se mi dici anche cosa sto guardando, lo apprezzo. E non che sul Pokéstop di una chiesa tu in descrizione mi ci scrivi chiesa, perché che quella era una chiesa, ci arrivavo pure se avevo il cui di un sasso, quindi un minimo di sforzo ci vuole in questi casi. Più che altro perché quel tuo piccolo sforzo permette a noi, tutti i giocatori, di avere un'esperienza di gioco più immersiva. 4-5 mesi fa, quando ho iniziato a giocarci, si poteva uscire, avevo degli amici, facevo sport, avevo anche una fidanzata. Che merda sta quarantena. Ma torniamo al video. Non sapevo esattamente come funzionasse il gioco, ma più passava il tempo, più mi rendevo conto di quanti Pokéstop ci fossero nella mia città e quante ancora se ne sarebbero potuti creare. Perché Osimo, essendo una città di fondazione romana e sopravvissuta fino ai giorni nostri, ha rovine e strutture di ogni epoca e stile. Ovviamente non la sto paragonando a una grande città come Roma, ma l'idea è traslabile ovunque. Ma più che altro mi chiedo, ma quanto cazzo può essere figo giocare a Pokémon Go a Roma? Cioè, tra tutte le chiese, i monumenti, ogni angolo c'è un Pokéstop. È bellissimo. Lo so che può sembrare una cosa stupida e insensata, ma provate questa cosa a vederla su scala globale e non ad una cosa ristretta solo nella vostra città. Qui stiamo parlando di un'app da più di 100 milioni di download, dove possono essere gli stessi utenti a fare il lavoro sporco di creazione dei Pokéstop, perché ovviamente farlo fare a persone stipendiate non avrebbe senso visto che costerebbe troppo e in più molte cose sono conosciute solo su scala cittadina e quindi chi meglio degli stessi utenti potrebbe farlo? La stessa cosa poi avviene anche quando due persone con l'amicizia in comune si mandano un pacco regalo, che ovviamente proprio come un regalo contiene bacche, sfere e quant'altro. La cosa che a noi riguarda più da vicino è il fatto che il pacco regalo è correlato con le stesse informazioni del Pokéstop da cui è stato preso e quindi noi possiamo sapere da che punto nel mondo deriva. Ad esempio, io ho conosciuto una zona di Ancona che non conoscevo e grazie anche a tutte le informazioni, anche ben dettagliate, ho capito di cosa si trattasse e della sua storia. Adesso vediamo quando arriverò al livello 40. Il mio obiettivo mettere un Pokéstop davanti a casa nell'entrata secondaria dello stadio, perché l'hanno messo dall'altra parte e quindi i raid li fanno laggiù e io, adesso che sono in quarantena, non posso farli e non mi becco neanche una cazzo di sfera. In più, per rimanere in tema con il video, potrei metterne qualcuno nel centro storico, in qualche palazzo antico che ancora non ce l'ha. Però abbiamo ancora tanta strada da fare, sono sul livello 25. Ne riparleremo in seguito. Oppure mi faccio prestare l'account da un amico a livello 43. Ci potrebbe stare. Vedremo. Nel caso riesco vi aggiorno su Instagram, quindi in descrizione link, andate a seguirmi. Quindi ragazzi, per oggi è tutto. Se c'è qualcuno che gioca a Pokémon Go, me lo scrivesse qua sotto nei commenti, che se ne può parlare. Vi ricordo di mettere like e di condividere questo video con chiunque nel 2020 ancora gioca a Pokémon Go, perché siete degli eroi. Quindi ragazzi, state easy e noi ci rivediamo il prima possibile, stavolta sul serio, visto che tanto sono in quarantena, con un nuovo video. Ciao a tutti!